Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale Nono Creation. Questo è il protagonista del mio progetto di oggi. È un cordino Thai Lamé dal colore beige è un cordino molto molto luccicoso, io non so se riuscite a vedere il leggerissimo filo di cui è composto all'interno il cordino, ma vi posso assicurare che è di una lucentezza indescrivibile. Questo cordino lo potete trovare sul sito di Lana Mania. Dopo nelle info vi metterò anche il link per accedere al sito e per andare a vedere, ovviamente, tutti gli altri colori di cui è predisposto questo prodotto. L'uncinetto di lavorazione in questo caso sarà il numero 3. Abbiamo bisogno poi di un ago da lana con la cruna larga di un segnapunto e delle forbicine detto questo non mi resta altro che dirvi andiamo al tutorial bene allora io parto andando a fare un cerchio magico all'interno del cerchio magico vado a fare una catenella che però in questo caso non conto come punto rientro e vado a lavorare un totale di 8 maglie basse quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Tiro la codina per andare a chiudere leggermente un po' la parte centrale del lavoro. entro sulla prima maglia bassa lavorata e non chiudo il giro ma riparto direttamente con ehm, la lavorazione delle maglie basse per effettuare gli aumenti quindi entro sulla prima maglia bassa e lavoro il primo punto basso e con un segnapunto me la vado a segnare in modo che so qual è l'ultimo punto da andare a lavorare. Fatto il primo punto, rientro nuovamente e lavoro un secondo punto basso in modo che effettuo già il primo aumento. Vado nella, nella prossima maglia e vado ad effettuare ancora un aumento. Quindi in questo giro andremo a lavorare due maglie basse per ogni maglia lavorata nel giro sottostante. Bene, una volta che abbiamo terminato il primo giro di aumenti, adesso andiamo a procedere con gli aumenti a scaletta. Come li chiamo io a scaletta vuol dire che noi andiamo ad aumentare una maglia singola per ogni giro ovviamente sempre andando ad alternare la maglia singola e l'aumento quindi una volta che sono giunta a questo punto io vado a togliere il mio segnapunto entro nella prima maglia bassa disponibile e vado a lavorare la mia prima maglia bassa e automaticamente me la vado poi anche a segnare rientro nuovamente nello stesso punto e vado a fare l'aumento in questo modo qua adesso nella prossima maglia vado a lavorare un punto basso singolo in questo modo qua Opla. si è ristretta ok perfetto quindi nella prossima invece effettuo l'aumento quindi due in ogni maglia nella prossima invece una quindi allora noi dobbiamo procedere in questo modo proseguiamo questo giro andando a lavorare una maglia singola e un aumento nel prossimo giro le maglie singole saranno due e un aumento nel prossimo ancora saranno tre singole e un aumento e così via quindi noi dobbiamo arrivare con questa lavorazione degli aumenti ad avere sul nostro lavoro 10 maglie basse singole e un aumento una volta che siamo giunte a questo giro con le 10 maglie basse e l'aumento io dopo vi faccio vedere come proseguire sia con gli aumenti e sia poi anche con l'assestamento del lavoro una volta che siamo giunte al decimo giro con le 10 maglie basse singole e l'aumento. A questo punto i prossimi giri che andremo a lavorare comunque inserendo sempre gli aumenti perché dobbiamo arrivare al diametro stabilito, andremo a fare un giro di alternanza, cioè andremo a fare un giro gli aumenti e quello successivo invece andremo a lavorare le maglie così come ce le ritroviamo sul lavoro quindi senza nessun aumento finito questo giro di assestamento riprendiamo il giro con l'aumento andando ad aumentare sempre una maglia singola ad ogni giro quindi questo significa che io avendo terminato questo giro con 10 maglie singole e un aumento Adesso io riparto con il giro di assestamento, quindi questo vuol dire che io in questo undicesimo giro vado a lavorarmi le maglie così come me le ritrovo sul lavoro senza nessun aumento. Quindi questo quantitativo di maglie che noi ci ritroviamo a questo giro, quel quantitativo noi proseguiremo a lavorare ovviamente. Ci andiamo a segnare sempre il primo punto in modo che sappiamo poi quando termina il giro dove ripartire nuovamente. Quindi terminiamo questo giro con le maglie così come ce le abbiamo sul lavoro. Il prossimo invece proseguiremo con l'aumento. Quindi che cosa significa? Che noi faremo, dopo il giro di assestamento, faremo 11 maglie basse e un aumento. Il successivo faremo il giro di assestamento, dopodiché facciamo 12 maglie basse singole e un aumento e poi il giro di assestamento e ovviamente come vi ho detto già prima andremo avanti così da questo punto in poi fino ad arrivare al diametro stabilito. Bene, io ho raggiunto la dimensione del diametro e eh, vi vado a dire che... Ho lavorato fino a raggiungere il giro con 14 maglie basse singole e l'aumento che ovviamente ho ripetuto per tutto il giro vi vado a dire anche che con questi giri che ho sviluppato io ho un diametro di 20 centimetri di larghezza Ovviamente voi proseguirete con gli aumenti fino ad arrivare al diametro da voi stabilito, però io vi posso anticipare già che con questa misura che ho sviluppato io andiamo eh, tranquillamente con un indosso che varia da una circonferenza della testa da un eh, 52-53 fino anche a un 55-56 tranquillamente da considerare che il cordino è molto elastico e che abbiamo ancora tanto da lavorare e quindi eh, potete andare sicure, potete anche seguire tranquillamente gli stessi miei giri perché eh, andrete sicure per tutte le misure. Bene, detto questo, adesso dal prossimo giro andremo a lavorare le maglie così come ce li ritroviamo sul lavoro senza nessun aumento. Quindi a questo punto smettiamo definitivamente gli aumenti e proseguiamo adesso solo sulla lunghezza del corpo del cappello, per poi dopo andare a fare eh, diciamo. La parte larga quindi la tesa del cappello che però faremo poi con l'introduzione di un altro punto quindi a questo punto ehm, una volta che abbiamo chiuso il giro con eh, l'ultimo giro degli aumenti non facciamo altro che proseguire andando a lavorare un punto basso in ogni punto che ci ritroviamo sul nostro lavoro per un totale di 5 giri. Se apporterò qualche modifica in questa fase di lavoro, ovviamente ve ne farò presente. Perfetto, allora come potete vedere io ho terminato di lavorare completamente l'altezza del corpo del cappello e eh, vi vado ad aggiornare che non ho fatto più solamente 5 giri di eh, punto basso su punto basso quindi senza più nessun aumento ma bensì ne ho fatti 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 perché ho visto che con 5 giri diciamo che il corpo era molto eh, basso invece ad, andando ad aggiungere qualche giro in più io ho fatto in modo che eh, questa parte della cupoletta del cappello praticamente si vada ad appoggiare pari pari all'altezza ehm, all delle orecchie quindi è un'ottima eh, misura perché poi da lì Partiamo con la tesa. Io adesso vi dico anche i centimetri, così magari se eh, casomai andate ad utilizzare o un materiale diverso o anche il numero di uncinetto diverso, al limite vi potete regolare in centimetri per quanto riguarda questa fase di lavoro. Quindi partendo eh, da qui abbiamo un totale di... 4 cm e mezzo di lavoro, quindi questi 4 cm e mezzo di lavoro sono praticamente il corpo del cappello prima di andare ad iniziare la tesa. Bene, detto questo, adesso diamo il via proprio alla parte larga del cappello. Allora, prima di ripartire con il disegno scelto per la parte larga del cappello, vado a lavorare eh, delle piccole asole per permettere poi eh, all'interno il passaggio di un laccetto. E quindi entro nel primo punto basso disponibile e mi lavoro il primo punto basso ovviamente lo vado a segnare nuovamente come per tutti gli altri e parto facendo una due tre quattro e cinque catenelle Rientro nuovamente nello stesso foro dove sono partita con la lavorazione e faccio un punto bassissimo. Quindi vado a bloccare l'asola in questo modo qua. Vedete? Così. Poi vado a lavorare consecutivamente 11 punti bassi. Quindi questo è il primo il secondo il terzo fino a 11 fatti gli 11 punti bassi entro nel prossimo punto lavoro il punto basso normale e da qui poi mi alzo con le 5 catenelle quindi 1 2 3 4 5 Rientro nuovamente nello stesso foro dove sono ripartita con il punto basso e vado a chiudere con il punto bassissimo. In questo modo Quindi cerco di mantenermi un po' più larga con l'asola, rientro e chiudo. In questo modo e procedo per tutto il giro andando a lavorare 11 punti bassi normali. E nella dodicesima vado a lavorare il punto basso e poi riparto con le 5, ca eh, 5 catenelle per andare a ricreare la zona. Una volta che siamo giunti alla fine del giro, se vi dovrebbe capitare una o due eh, maglie in più, sulla praticamente finitura del giro, non vi preoccupate assolutamente perché tanto questo è un supplemento in più che ho voluto aggiungere io e, e quindi non ho fatto calcoli in particolare. Quindi non, non preoccupatevi se vi trovate qualche maglia in più. Bene, adesso giunto a questo punto. Vado a fare ancora un altro giro a punto basso per andarmi a pareggiare definitivamente tutta eh, la circonferenza della cupola del cappellino per poi dopo ripartire con il disegno vero e proprio. E quindi vado a fare in questo modo qua. Allora questo era il punto che avevo il segnapunto, quindi entro dentro e vado a fare il il primo punto basso, ovviamente me lo vado ugualmente a segnare per non perderlo di vista quando vado a terminare il giro. Adesso il prossimo punto basso lo andiamo a prendere nel centro di questo archetto che noi abbiamo lavorato, però lo andiamo a prendere in questo modo. Prendiamo il, il cerchietto in questo modo, lo svoltiamo. Nel, nella posizione verso di noi così e il prossimo punto basso lo andiamo a fare praticamente qui nel centro però entrando da dietro cioè in questo modo qua quindi io mi porto l'archetto verso di me e poi entro qui nel centro vedete del punto e mi vado a recuperare il punto basso, ecco qua adesso vado in quello subito dopo, cioè questo quindi entro qui e procedo il lavoro a punto basso. Ecco qua, vedete come si è. Subito ehm, nuovamente pareggiata la lavorazione, e quindi questo archetto lo facciamo eh, rimanere rivolto verso l'alto in modo che poi dopo possiamo passare il l'accetto all'interno. Quindi, molto semplicemente procediamo a lavorare i punti bassi su punti bassi così come si presentano sul lavoro e quando arriviamo sui prossimi archetti per facilitarci la lavorazione noi dovremmo entrare in pratica qui per andare a recuperare il punto basso però noi ci portiamo l'archetto verso di noi in questo modo e poi andiamo a rientrare in questo foro centrale Ok? E facciamo questo per tutto il giro. Allora, una volta che abbiamo terminato il giro, io ho tagliato già il filo dalla rocca perché vado a chiudere definitivamente il giro per andare a pareggiarlo, visto che abbiamo lavorato eh, con la tecnica a spirale e quindi andiamo a pareggiare i punti. Allora, questo è l'ultimo punto che io devo ancora lavorare e lo vado a lavorare a punto bassissimo quindi io entro nel punto mi aggancio il filo e poi chiudo a punto bassissimo e nel frattempo lo sfilo ci prendiamo l'ago facciamo passare attraverso l'ago il nostro filo e poi andiamo a fare in questo modo allora questo è il prossimo punto io lo salto e vado in quello successivo andando a prendere le due asole mi tiro il filo tiro leggermente in modo da pareggiare e poi entro nuovamente nel centro del punto dove sono ripartita andando a sboccare sulla parte del retro e vado a tirare ecco qua in modo che io ricreo nuovamente l'asola del, del lavoro in questo punto qua e poi con l'ago vado ad attraversare alcuni punti sulla parte del retro E vado a fissare il filo allora il disegno per andare a comporre la parte larga del cappello per i primi quattro giri è composto da due moduli che eh, andranno a alternati il primo e il secondo giro faremo un modulo il terzo e il quarto giro faremo il secondo modulo poi dal quinto giro in poi lavoreremo solo ed esclusivamente un solo modulo per tutto il giro ovviamente e poi per tutta la larghezza che andrò a stabilire per eh, appunto la tesa del cappellino quindi a questo punto partiamo in questo modo allora possiamo partire in qualsiasi punto ma io però preferisco partire dal eh, primo punto che va in corrispondenza del, dell'archetto che abbiamo creato nel giro precedente quindi questo è il primo il secondo il terzo e quindi io vado nel primo punto entro faccio un punto basso per andare a fissarmi il lavoro ovviamente ho stretto troppo e quindi parto lavorando un punto basso mi alzo leggermente l'asola faccio un giro completo una seconda catenella e questo mi rappresenta il primo punto alto carico il filo rientro nuovamente nello stesso punto e vado a lavorare un secondo punto alto carico il filo rientro nuovamente nello stesso foro e lavoro il terzo punto alto quindi tre punti alti all'interno dello stesso punto Catenella di spazio, salto un punto di base, vado in quello successivo e lavoro un punto basso. Catenella di spazio, carico il filo, salto un punto di base, vado in quello successivo e lavoro tre punti alti all'interno dello stesso. Quindi entro. Per ben tre volte sempre nello stesso punto andando a lavorare in totale 3 maglie alte e questa è la sequenza che andremo a ripetere per tutto il giro quindi ripeto ancora una volta una catenella salto un punto di base vado in quello successivo e lavoro un punto basso faccio una catenella di spazio salto uno di base vado in quello successivo e ripeto il gruppo di tre maglie alte quindi una rientro 2 rientro 3 procedo così per tutto il giro una volta giunti alla fine della riga ho fatto l'ultimo punto basso vado a fare la catenella di spazio poi arrivo sull'ultimo punto sulla diciamo terza catenella del primo punto mi chiudo con un punto bassissimo e adesso riparto con la stessa lavorazione però la andiamo a fare in, in modo diciamo inverso. Quindi che cosa significa questo? Una volta che abbiamo chiuso il giro qui sulla prima maglia, ripartiamo facendo una catenella, entro nella maglia centrale del gruppetto di tre maglie alte e faccio il punto basso. nuovamente vado a fare la catenella di spazio mi carico il filo entro nella maglia bassa successiva e qui all'interno ci vado a lavorare il gruppetto delle tre maglie alte una rientro lavoro la seconda rientro e lavoro la terza Così, quindi ripeto la catenella di spazio. Il punto basso, che sarebbe questo che abbiamo fatto nel giro sottostante, lo andiamo a lavorare invece nella maglia centrale del gruppo delle tre. Quindi io scavalco la prima, entro sulla seconda, che è la centrale, e mi lavoro il punto basso. Dopodiché faccio la catenella. Di spazio mi carico il filo e vado nuovamente a produrre le tre maglie alte all'interno invece del punto basso sottostante. Quindi in pratica, la lavorazione è la stessa del primo giro, però la andiamo invece in questo caso ad invertire. Quindi, dove c'è la maglia bassa, andiamo a lavorare il gruppetto delle tre maglie alte mentre invece la maglia bassa la andiamo a sviluppare nella maglia centrale del gruppetto di 3 ricordandoci sempre di andare a fare le catenelle separatorie tra eh, prima e dopo il punto basso quindi io ho finito le 3 maglie alte vado a fare la catenella di separazione il punto basso lo vado a sviluppare sulla maglia centrale del gruppo sottostante Vado a ripetere la catenella di separazione e vado a sviluppare nuovamente il gruppetto di 3 maglie alte qui nella maglia bassa del giro sottostante. E ovviamente, come sempre, andiamo a ripetere anche quest'altra sequenza per tutto il giro. Una volta che abbiamo terminato questo giro, vi faccio vedere la prossima sequenza da seguire, comunque sempre per due giri consecutivi come questa e poi ripartiamo con la sequenza definitiva. Bene, adesso andiamo a vedere gli ultimi due giri che andranno ripetuti e poi il definitivo quindi andiamo a fare in questo modo con un punto bassissimo raggiungiamo il punto basso in questo modo e da qui ripartiamo con una maglia alta quindi faccio una e due catenelle che mi rappresentano la maglia alta in questo caso, mi carico il filo, rientro nuovamente nello stesso punto di base e vado a lavorare un totale di, cioè altre quattro maglie alte, totalizzando. 5 maglie alte tutte all'interno di questo punto basso di avvio quindi io ho lavorato già la seconda rientro lavoro la terza rientro e lavoro la quarta rientro e lavoro la quinta maglia alta quindi ho formato un petalo composto da 5 maglie alte lavorate tutte all'interno del punto basso. Adesso, senza fare nessuna catenella di separazione, ma quindi andando a scivolare con il lavoro, vado a fare un punto basso nella maglia centrale del prossimo gruppetto. Quindi scavalco la prima, entro nella seconda e faccio un punto basso mi ricarico nuovamente il filo vado nel prossimo punto basso che mi ritrovo nel lavoro successivo e al suo interno vado a ripetere il gruppo di 5 maglie alte quindi lavoro la prima rientro e lavoro la seconda rientro terza Rientro quarta, rientro e lavoro la quinta. Quindi questa sequenza è ancora molto più eh, facile delle prime due che abbiamo sviluppato nei due giri precedenti. Quindi fatto questo vado sulla maglia centrale del gruppo sottostante e mi vado a bloccare con un punto basso e una volta che abbiamo terminato questo giro il prossimo giro lo andiamo a lavorare eh, in modo inverso quindi che cosa significa significa che una volta che noi giungeremo qui sulla ehm, sull'ultima maglia e andremo a chiudere il giro con un punto bassissimo cammineremo con punti bassissimi fino a raggiungere la terza maglia e in questa terza maglia andremo a lavorare il punto basso, mentre poi giungeremo qui nel punto basso e andremo a ripetere le cinque maglie alte al suo interno. Quindi, Terminato questo giro andiamo a ripetere la stessa lavorazione come questa, ma in modo diverso. Dove ci sarà il punto basso andremo a lavorare le 5 maglie alte e nella maglia centrale che corrisponde alla terza del gruppetto delle 5 maglie. Invece qui ci andremo a lavorare il punto basso. Terminiamo questi due giri così come vi ho fatto vedere e ovviamente anche spiegato, e poi riprendiamo con l'ultima. Sequenza che la riporteremo per tutta la lunghezza del cappello bene, alla fine ho deciso di comunque far vedere la ripartenza di questo nuovo giro ma giusto proprio per gli amici principianti quindi non me ne vogliate amiche uncinettine esperte ma ho ritenuto che questo passaggio magari fosse fondamentale da vedere appunto la ripartenza giusto proprio per i principianti che magari si approcciano a questo lavoro per la prima volta e quindi mh, può risultare un po' difficoltoso la ripartenza con il lo stesso punto quindi lo faccio vedere brevemente quindi ho terminato il giro ho puntato l'uncinetto sulla prima maglia alta vado a chiudere con un punto bassissimo e cammino con punto bassissimo fino a raggiungere ovviamente la maglia centrale eccola qui in questo punto qua Ecco, spero che 1 2 e 3. Da questo punto io vado a fare una catenella, rientro e lavoro il punto basso perché adesso noi dobbiamo andare ad invertire la lavorazione. Nel, nel ventaglietto andiamo a fare il punto basso, dove abbiamo il punto basso andiamo a risviluppare nuovamente il ventaglietto. Quindi io ho fatto la catenella per alzarmi con il lavoro, ho fatto il punto basso nella terza maglia centrale, mi carico il filo, vado a scavalcare tutte queste maglie. Entro dove ho il punto basso, che sarebbe questo, entro all'interno e da qui riparto nuovamente con il ventaglio delle 5 maglie alte in questo modo qua. Quindi ecco così, ok. Quindi una volta terminato poi questo quarto giro, nel giro successivo ripartiremo con la sequenza definitiva. Bene, giunti a questo punto adesso andiamo ad iniziare l'ultimo motivo, quello definitivo che poi riporteremo per tutto il giro e per tutti i giri che serviranno per andare a completare definitivamente la tesa del cappello. Quindi io ho chiuso l'ultimo giro qui nel punto basso disponibile e adesso riparto nuovamente andando a fare. Alzo leggermente un poco l'asola, faccio un giro completo, faccio una e due catenelle che mi vanno a sostituire la prima maglia alta. Vado a rientrare nello stesso punto e vado a lavorare all'interno un totale di 5 maglie alte. Quindi diciamo che il ventaglio composto da 5 maglie alte anche in questo ultimo disegno comunque rimarrà invariato. Quello che cambierà sarà semplicemente il prossimo step 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto, fatto le nostre 5 maglie alte adesso. Andiamo con l'uncinetto, entriamo nella terza maglia del prossimo ventaglio del giro sottostante. Quindi salto la prima, salto la seconda, entro nella terza e lavoro un punto basso, una catenella di spazio, rientro e lavoro ancora un secondo punto basso. Dopo di ciò mi carico il filo entro nel prossimo punto basso che è questo e all'interno ci vado a lavorare le cinque maglie alte. Così. Quindi stiamo a 3 lavoro la quarta lavoro la quinta. E adesso sulla terza che corrisponde alla maglia centrale del prossimo ventaglio vado a lavorare un punto basso una catenella di spazio rientro nuovamente nello stesso foro e lavoro la seconda maglia bassa e procedo in questo modo per tutto il giro una volta che abbiamo terminato questo giro quando andiamo a ripartire nuovamente con il prossimo giro, praticamente noi andremo a fare in questo modo. Andremo a chiudere con un punto bassissimo qui sulla terza catenella e sempre con maglie bassissime andremo a raggiungere la maglia centrale di questo archetto e in questo archetto ci andremo a lavorare il punto basso, la catenella. E il punto basso e poi quando giungiamo invece nel centro qui dove abbiamo la catenella eh, che abbiamo lavorato in questo punto cioè punto basso catenella e punto basso in questa catenella di spazio ci andremo a lavorare invece il gruppetto delle 5 maglie alte quindi sarà la stessa lavorazione, ma verrà diciamo un po' leggermente eh, alternata. Quindi, dovre, dove avremo ehm, questo ventaglio di 5 maglie alte nel centro, ci lavoreremo il punto basso, la catenella e il punto basso che eh, sarà praticamente lo spazio che andrà ad accogliere la prossima eh, conchiglia che è composta dalle 5 maglie alte, mentre invece nel centro dove noi abbiamo lavorato il punto basso, la catenella e il punto basso, qui nel centro ci andremo a lavorare la conchiglia composta dalle 5 maglie alte e proseguiremo con questi eh, giri fino a raggiungere ovviamente eh, i giri finali della tesa. Io infatti proseguirò con questa lavorazione che vi ho fatto vedere in questo momento e che vi ho spiegato anche perché è semplice e poi alla fine vi dirò per quanti giri ho lavorato e quindi poi vi farò sapere anche eh, i centimetri per quanto riguarda tutta l'altezza della tesa. Bene, ho terminato di lavorare tutti i giri necessari per andare a terminare anche la tesa e vi vado a dire subito che con eh, l'ultimo modulo che ho utilizzato eh, per la finitura della tesa, io ho fatto in totale 4 giri, quindi 1, 2, 3 e 4 giri. Adesso vi vado a dire nel totale anche i centimetri di cui Composta l'intera tesa, così magari vi potete sempre regolare andando ad utilizzare o materiale o uncinetto diverso. Quindi partendo da dove abbiamo la cupoletta fino a questo punto, io mi ritrovo ben nove centimetri e mezzo di lavorazione, eccoli qua giunti a questo punto. Io mi sono già portata avanti perché comunque è semplicissima la lavorazione, ma comunque vi vado a fare un breve riepilogo. Una volta che abbiamo terminato l'ultimo giro con eh, il modulo delle 5 maglie alte e punto basso, catenella e punto basso, vado a fare un giro di rifinitura semplicemente a punto basso. Un solo particolare. <coughs> Quando, quando incontriamo la conchiglia delle 5 maglie alte noi ci andiamo a lavorare un punto basso in ognuna di essa. Ecco, io mi sono un attimo eh, riservata questo ultimo passaggio proprio per farvelo vedere. Quindi 5 maglie basse, 5 maglie alte, ho lavorato 5 maglie basse, una in ogni maglia. Quando aggiungiamo qui dove abbiamo il modulo della maglia bassa, catenella e maglia bassa, andiamo a lavorare la maglia bassa solo sulle maglie basse. Quindi entro sulla prima maglia bassa. Scavalco la catenella di separazione, vado sulla prossima maglia bassa ed effettuo la maglia bassa in questo modo qua e procediamo ovviamente per tutto il giro. Una volta che abbiamo raggiunto eh, la parte iniziale del giro. Chiudiamo con un punto bassissimo bassissimo oppure magari con il punto Asola che vi ho fatto vedere già tante volte andandolo a riprodurre con l'ago e ehm, questo punto abbiamo terminato. In questo modo andando ad eliminare la, la maglia bassa non lavorata nella catenella, noi facciamo in modo anche che questa parte finale del cappello. Ehm, diciamo si riduce un po nel nella stesura quindi rimane anche un po molto più eh, più tesa ecco qua quindi una volta fatto questo adesso andiamo a vedere ehm, il l'accetto che andrà poi introdotto in questi archetti che abbiamo lavorato durante la lavorazione perché quel quell'accetto avrà la funzione sia come decorazione di questa parte del cappellino, ma ha, avrà anche la funzione di restringere un po' questa parte se noi vogliamo il cappellino un po' più fermo sulla parte della testa. Quindi andiamo adesso a vedere come fare il laccetto. Bene, per il cordoncino io vado ad avviare un totale di 180 catenelle. Che eh, misurano giusto un metro di lunghezza, quindi molto semplicemente vado a riprendere nuovamente lo stesso uncinetto, riparto con una solina, e poi da questo punto in poi io mi vado a contare. Se volete, ma non è necessario, l'importante è che con la catenella voi arriviate a ehm, una lunghezza pari a un metro. Quindi, io procedo con questa lavorazione fino ad arrivare a un metro e poi dopo procediamo. Bene. Fatto il cordoncino, io ho fatto un piccolo nodino qui, eh, sia all'inizio che alla fine delle due estremità del codino. L'ho infilato in un ago eh, tira fettuccia e lo andiamo praticamente a far passare in queste asole che noi abbiamo ricreato durante la lavorazione. Quindi andiamo in questo modo. Andiamo a far passare il laccetto in tutte le asoline che abbiamo qui sulla parte centrale del cappello bene e una volta che abbiamo terminato poi di aggiungere anche il cordoncino nella parte della cupola del cappello a questo punto possiamo dichiarare definitivamente terminato il nostro tutorial questo è quanto oggi abbiamo lavorato insieme io vi posso suggerire che per quanto riguarda il laccetto in alternativa magari potete mettere del, del nastro oppure se riuscite a trovare dei foulard di quei sottili, di quelli piccoli mignon magari li fate passare eh, se riuscite attraverso le asoline oppure magari lo avvolgete intorno alla cupoletta, gli fate un bel nodino o un fiocchetto e quindi lo rendete ancora un po' più prezioso. Io io ho preferito di lavorare questo cordoncino per avere due appunto utilità. L'una eh, per quanto riguarda l'estetica del cappellino e la seconda invece per andare a regolare questa parte del del cappello una volta indossato. Quindi, noi andando a tirare questo eh, l'accetto permettiamo alla cupoletta di andare ad aderire ancora molto più eh, diciamo stretta intorno alla testa e quindi magari uh, non rischiare nemmeno di perderlo se ci dovrebbe essere del vento. Bene, io spero che questo progetto sia stato di vostro gradimento. Se è stato così, vi invito a lasciarmi tanti bei pollicini all'insù e un commento e soprattutto se siete d'accordo di um, Pubblicare i miei video tutorial su tutti i vari social, così aiuterete un po' anche all'algoritmo di YouTube di mettere in visione i miei video tutorial. Se lo replicate come sempre io vi invito a mandarmi le vostre foto o sul mio gruppo Facebook oppure sulla mia pagina Facebook che trovate gli indirizzi giù nell'info box per andarvi ad iscrivervi ovviamente e poi anche appunto per seguire. Anche sul mio profilo Instagram mi trovate come Nono Creation Crochet Official. Bene, questo è tutto. Io spero di aver fatto cosa gradita e vi anticipo che eh, al fianco di questo cappello. Io ci abbinerò anche un altro progetto che mi auguro di potervelo pubblicare molto presto. Io vi ringrazio per avermi seguita, un bacio a tutti e vi rimando alla prossima. Ciao!